Ma sentite questa musica? È la sinfonia che un'orchestra intona appena prima di iniziare un concerto. Sì, perché Vienna l'ho un po' considerata come un concerto, un capolavoro a cielo aperto. E siete pronti? Perché adesso si va in scena. A Vienna le strade sono lastricate con la cultura, nelle altre città le strade sono lastricate con l'asfalto, diceva Karl Kraus. Ecco, lui esagerava sicuramente anche perché era di parte, ma in ogni caso si respira proprio quel profumo di vissuto di un tempo ormai passato, di ottocentesco e di gotico. Si può captare facilmente, insomma, che Vienna è stata una città importante, che dominò una gran parte del territorio europeo. Come potete notare, non mi sto soffermando a lungo su un monumento, su un palazzo o su una statua, proprio perché lo scopo di questo video qual è secondo voi? È farvi vedere il più possibile Vienna in pochi minuti però. Vienna uguale Sacher, no? E allora dovevamo per forza andare ad assaggiare questa golosissima torta, la torta più famosa della città, non potevamo lasciare Vienna senza assaggiarla. E quindi ci siamo diretti verso l'hotel che, diciamo, ha visto per la prima volta questa torta, e quindi l'hotel Sacher, no? La torta Sacher originale si mangia proprio lì, e com'era? Ecco, mi aspettavo un po' di più e magari a breve metterò un post su Instagram dove vi spiegherò il motivo. E io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e per essere arrivati fin qui naturalmente. Fatemi sapere se Vienna ha affascinato anche voi come ha affascinato me, se l'avete già visitata, se vorreste visitarla. Cliccate poi a destra per altri due video che magari non avete ancora visto e a sinistra invece per iscrivervi al canale, sempre però se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo molto molto presto con una ricetta, anzi ricette molto pazzurde, molto pazze. Ciao!